volevo tornare un po' a tutti, facciamo il punto della sessione. Vuole farsi qualche scatto, qualcosa di particolare con i nostri personaggi presenti al Paradise. Basta c'è una accanto, anzi il campo è lì accanto, mattina, insomma, vi aspettano per tante foto, tanti selfie e tanti baci e abbracci. Tempo stesso vi voglio ricordare che c'è anche una estrazione, ci sarà anche la vendita di questi biglietti, dopodiché ci sarà l'estrazione, insomma, i primi tre avranno a disposizione dei premi con il disposizione di viaggio della Ferrari. Scusami, un tempo
mezz'ora la partita, nel tempo come erano 15 minuti. Quasi. Questo è il secondo tempo. Allora, mentre si gioca la partita, volevo insomma spiegare un po' chi è, cos'è la LR. La LR, ovvero sia l'associazione Lorenzo Risolo, nasce il 14 gennaio 2014, prende il nome da Lorenzo, che a soli 14 anni ha saputo insegnare tanto a chi lo ha amato o solo conosciuto. Il suo straordinario coraggio ha ispirato genitori e amici della nascita di progetti a favore dei bambini e dei ragazzi che affrontano terapie oncologiche. ALR oggi conta quasi 500 soci, 32 volontari che fanno parte di uno staff operativo sul nostro territorio, più un ulteriore gruppo su Modena, tantissimi anche i sostenitori e aziende che attraverso donazioni e partecipazione ad eventi hanno reso e rendono possibili progetti di miglioramento delle condizioni di cura dei piccoli e delle loro famiglie. Io volevo dire che bisogna supportare il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Panico di Tricase, contribuendo all'aggiornamento medico-scientifico dei medici e promuovendo l'umanizzazione dello stesso attraverso l'installazione della linea internet wifi, portando in reparto apparecchiature elettroniche come TV, iPad, materiale ludico didattico e contribuendo all'acquisto di un ecografo portatile. 5 progetti già concretizzati e finanziati dall'associazione In cura lontani da casa, sostegno economico alle famiglie che affrontano viaggi per le cure, operazione Sorriso, un fiore da LR, Oncorium, IOP, contributo all'azienda ospedaliera per una borsa di studio dell'assistenza e reparto che ogni anno viene rinnovato. Questo l'impegno dell'associazione affinché i bambini che si ammalano nel nostro territorio abbiano cure e assistenza adeguata alla loro età, affiancando i genitori per non farli sentire mai soli in questo ingiusto, doloroso percorso.
sforzi degli organizzatori, degli sponsor e tutto quanto. Mi dicono che devo doppiamente ringraziare Laura Lettania da Uomini e Donne. Come vedete, assolutamente, il momento